Mein junger Sohn fragt mich, soll ich Mathematik lernen? Wozu, möchte ich sagen. Dass zwei Stücke Brot mehr ist als eines, das wirst du auch so merken. Mein junger Sohn fragt mich, soll ich Französisch lernen? Wozu, möchte ich sagen. Dieses Reich geht unter und reibe du nur mit der Hand den Bauch und stöhne und man wird dich schon verstehen. Mein junger Sohn fragt mich, soll ich Geschichte lernen? Wozu, möchte ich sagen. Lerne du deinen Kopf in die Erde stecken, da wirst du vielleicht übrig bleiben. Ja, lerne Mathematik, sage ich. Lerne Französisch. Lerne Geschichte. Sono versi meravigliosi di Bertolt Brecht. In una delle otto poesie, precisamente la numero 6, che compaiono sotto la voce 1940 nella cosiddetta Steffensche Sammlung, la raccolta che Brecht dedicò a Margarete Steffen. Margarete Steffen era la preziosa collaboratrice di Brecht, che negli anni tra il 1938 e il 1941 aveva ordinato e sistemato le poesie di Brecht, le poesie che il poeta aveva composto in questi anni. E in questa raccolta, infatti, Brecht appose di suo pugno solamente il titolo Raccolta Steffen, in omaggio e in onore della sua insostituibile collaboratrice e anche amante, dopo aver appreso la notizia della sua morte. Margarete morì molto giovane, a soli 33 anni, di tubercolosi nel 1941. La rubrica 1940 si limita solamente a datare il poema e colloca i versi del poeta in un contesto storico. Nell'anno 1940 la flotta tedesca lanciò attacchi nelle acque scandinave e ad aprile fu invasa la Norvegia e la Danimarca. E le truppe tedesche il 10 maggio iniziarono la campagna in Occidente in cui furono conquistati Paesi Bassi, Belgio e Francia. In questi versi Brecht parla della sua condizione di esule e della situazione di precarietà in cui è costretto a vivere nel suo esilio. Le prime tre strofe hanno una struttura parallela e la storia è raccontata dal punto di vista dell'io lirico. Il giovane figlio chiede al padre se sia necessario imparare la matematica nella prima strofa. Nella seconda strofa chiede se sia necessario imparare il francese e se sia necessario imparare la storia nella terza. Teniamo conto che la matematica francese e storia sono materie che fanno parte del piano di studi di un'istruzione secondaria. E l'io lirico risponde riportando per ben tre volte quello che in quel momento gli verrebbe spontaneo rispondere. Infatti lo si evince dall'uso del verbo möchten. Per ben tre volte ripete la stessa risposta, wozu möchte ich sagen. Infatti l'uso del verbo modale piacere è proprio ricalca nella sua forma del congiuntivo 2 ciò che il padre vorrebbe dire al figlio, che avrebbe piacere di dire al figlio, ciò che a un padre in quel momento verrebbe spontaneo rispondere. Ciò che poi effettivamente risponde lo troviamo riportato nella quarta strofa, che non è ciò che in realtà pensa e che vorrebbe rispondere. Il messaggio del padre racchiude il pensiero che il figlio non abbia bisogno di un'istruzione superiore,
proprio perché in quel periodo, quindi nel 1940, in pieno periodo di guerra, il pensiero più grande era la pura sopravvivenza, per la quale non era necessario possedere un'istruzione superiore. Infatti, nella prima strofa possiamo leggere che non è necessario studiare la matematica per capire che quei due pezzi di pane sono più di uno, sono concetti di matematica delle elementari o della scuola materna, non certo di una scuola superiore. E nel terzo verso, con l'affermazione "Das willst du auch so merken", esprime proprio esplicitamente "te ne accorgerai anche così", cioè ti accorgerai che due pezzi di pane sono più di uno anche senza imparare la matematica. La seconda strofa contiene la risposta alla seconda domanda, quindi se sia necessario studiare il francese. Il padre risponde affermando "questo impero", riferendosi all'impero francese, "cadrà". E per esprimere la propria fame e la propria richiesta di pane non è necessario conoscere il francese, quindi una lingua straniera. Basta semplicemente un gesto, sfregarsi lo stomaco e gemere per far capire la propria fame. Allo stesso modo, nel terzo verso, il padre risponde al figlio che non ha bisogno di imparare la storia per sopravvivere. Tutto quello che deve fare e infilare la testa sottoterra, come fanno gli struzzi quando c'è pericolo. E se non vedi il pericolo, dovrebbe essere scomparso. Forse in questo modo sopravviverai. L'uso dell'avverbio forse esprime lo scetticismo di chi parla. In effetti, la politica dello struzzo non è un metodo sicuro di sopravvivenza, come però non lo è neanche l'apprendimento di storia, che in un contesto di guerra come quello che l'autore sta vivendo non è di alcuna utilità. Ecco, bisogna essere molto chiari sui criteri in base ai quali Lio vorrebbe dare le sue tre risposte negative al figlio. Secondo i criteri della nuda sopravvivenza, nessun padre si sentirebbe di dare una risposta positiva alle domande del figlio, non in questo contesto di guerra. Ma ecco il colpo di scena nella quarta strofa. Il padre rifiuta le tre risposte che aveva inizialmente considerato. Rifiuta anche il pensiero standard, che alla fine conti solo la propria nuda sopravvivenza, perché risponde al figlio "Ja, lerne Mathematik, sage ich, lerne Französisch, lerne Geschichte", sì, studia la matematica, dico io, studia il francese, studia la storia. Quindi quello che conta non è il pensiero standard. E con queste parole Brecht invita indirettamente il lettore ad essere critico, ad avere un pensiero critico del perché il padre non ha seguito il pensiero standard e consiglia al figlio di istruirsi, anche se l'istruzione in questo momento non lo aiuterà per la sua sopravvivenza. Vorrei concludere con il concetto che Brecht aveva di rapporto con il suo pubblico, con il lettore. Brecht cercava un rapporto diretto, assolutamente inedito col suo pubblico, e non gli interessava narrare un avvenimento. Non voleva limitarsi a coinvolgere il lettore in quanto tale, lasciandolo solamente leggere, prendere atto di versi del suo pensiero, ma voleva stimolare
il suo lettore a un'azione, a una presa di coscienza critica nei confronti della realtà. Ecco, anche in questa poesia Brecht invita il lettore ad avere un senso critico nei confronti della realtà, di prendere coscienza della realtà e di essere in grado di prendere le sue decisioni, le proprie decisioni, allontanandosi anche dal pensiero standard, quindi dal pensiero di massa.